Once I loved and was a guest. Soon turned out that he had a heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much of his trust lost on behind. Ba-ba-dum-ba-ba. Lost inside, adorable illusion. Questa l'ho scritta per mio figlio Giuseppe e per il suo compagno Max. Dice l'autore di un romanzetto dove si tratta di promessi sposi. In tutta una vita i fastidi non si possono evitare, ma si possono superare tenendosi sempre per mano e guardando più lontano. Max, ci siamo conosciuti nel 2012. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti perché avevamo un po' chiacchierato, parliamo così. Io ci siamo visti qui sotto, abbiamo fatto una passeggiata insieme. Ricordo alcuni dettagli, il clima, le persone che passeggiavano al parco, così. Ricordo l'emozione che avevo io. Dicevo, ma guarda un po', mi piace chiacchierare con questo ragazzo, ma io mi trovo anche bene. Ci siamo conosciuti 5 anni fa tramite i social, tramite un annuncio, l'ho cercato io praticamente, Giuseppe ha prontamente risposto e da subito ho capito che era la persona giusta. E per me essere entrato in contatto con Giuseppe ha significato anche di ritrovare anche il senso e il valore della famiglia. Max ha iniziato a frequentare anche casa di mia madre. Erano già passati 3-4 mesi. Abbiamo fatto la cena di Natale in casa. E c'eravamo io, Max, mia madre, il suo compagno, così. È stato guarda che cosa di bellissimo. Ricordo anche lì l'emozione forte che avevo quella sera. Dicevo, guarda, questo è quel clima di famiglia che ho sempre desiderato e che adesso si sta man mano rivelando. Un'altra cosa bella come relazione, dinamiche familiari, è il rapporto speciale che ho con Maria Rosa, quella che a tutti gli effetti posso chiamare mia suocera. Non abbiamo pensato di andare all'estero. Dentro di me sapevo che nell'arco di poco la legge sarebbe nata. A dicembre siamo andati in comune a prenotare la data. Max era commosso da matti, io mi stavo trattenendo e dicevo no, non metterti a piangere qua, non metterti a piangere qua. L'impiegata del comune capiva benissimo che non eravamo emozionati, avevo la mano che mi tremava. Io ho lavorato moltissimo sull'accettazione di me stesso. Ho sempre vissuto fino ad un certo periodo trascurando quello che era il mio orientamento. Poi ad un certo punto ho detto no, non può andare avanti così, non poteva andare avanti in questo modo, perché mi mancava la cosa più importante, mi mancava qualche cosa che completasse la mia parte emotiva, mi mancava il mio compagno, la mia famiglia. Non dover mettere una maschera, questa è una cosa, è come iniziare a respirare. Mia madre ha visto crescere il nostro rapporto e ha preso Max quasi come se fosse suo figlio. Con mia madre, per esempio, non ne ho mai parlato direttamente, quindi lei quando è venuta a mancare non ha mai saputo praticamente della mia omosessualità. Con papà invece ne parlai apertamente, lui mi fece consultare uno psicologo. Le tendenze omosessuali in qualche modo sono venute fuori già all'età delle scuole medie. È stato un po' difficoltoso per me perché ho avuto un'educazione religiosa da parte di mia madre molto molto severa e quindi ho incominciato a vivere più apertamente la mia sessualità in età abbastanza adulta, poco prima dei 30 anni diciamo. Mi ero impegnato, forse per coprire un po' queste carenze affettive in diversi aspetti di contesto di volontariato.
io ho sempre desiderato avere figli e per me non avere figli è una cosa, è un aspetto che è ancora molto doloroso per la mia vita. A me piacerebbe molto adottare un figlio. So che io e Max saremo due padri bravissimi. Sarà una cosa stupenda nel momento in cui noi riusciremo ad avere, ad adottare un bambino o una bambina. Una persona che mi sta molto a cuore, avendo perso praticamente i miei genitori, una figura molto molto importante, è stata quella di mia nonna Dolores, che ho perso recentemente all'inizio di quest'anno. Dolores è morta all'età di 92 anni. Quando ho conosciuto Giuseppe era consapevole che noi convivevamo insieme e noi l'abbiamo assistita anche fino all'ultimo giorno. Per me significa anche che lei è morta con la consapevolezza che non mi lasciava solo. Per le Fedi noi pensavamo che oggetti prendere, quali cuscini prendere per come porta Fedi. Poi una sera ho detto, Max, prendiamo qualche cosa che apparteneva alla Dolores. Allora abbiamo trovato questo piccolo scrigno che usava Dolores per tenere le sue cose. In questo modo sa come se anche lei fosse intervenuta alla nostra cerimonia. Io spero che gesti come il nostro possano aiutare quello che era il Giuseppe di 15 anni fa a dire è tutto normale, la normalità diventa la consuetudine, io posso avere una vita, una mia famiglia, arricchire la mia famiglia e vivere bene.